Buongiorno amici, buongiorno a tutti. Faccio un video straordinario innanzitutto per colgere le mie più sentite condoglianze a Vittorio Vergone per la perdita del caro fratello. Vittorio Vergone, come tutti sanno, è uno dei leader della nostra curva, dei nostri fedain, quindi mi sento di dargli di fargli arrivare queste condoglianze tramite questo video, sperando che magari qualcuno glielo faccia vedere, anche se gliele farò adesso in privato. E mi dispiace veramente perché quando si perde un fratello è sempre brutto, brutto, brutto. Per Vittorio ti sono vicino con il cuore e sappi che sono veramente vicino e ti voglio bene. Un abbraccio a te e alla tua famiglia per questa purtroppo perdita improvvisa di un caro come tuo fratello, che tra l'altro conoscevo di vista perché l'ho visto tante volte anche allo stadio. E niente ragazzi, di nuovo comunque condoglianze di nuovo a Vittorio Vergone. E volevo salutarvi e dirvi che probabilmente il video di domenica non ci sarà, o se lo farò breve, perché come tutti ben sapete lunedì affronterò un intervento di risistemazione della cornea trapiantata. È un intervento a cui spero vada tutto bene, ho paura e spero di rivederci. E che vada tutto bene, perché stavolta veramente ho paura che possa accadermi qualcosa, visto che ad un anno dall'operazione del trapianto di cornea sono costretto a farmi rioperare per verificare se la cornea possa di nuovo tornare allo stato positivo di come era all'inizio del trapianto. Non sarà facile, è un'operazione dura, difficile. E spero che tutti col cuore mi sarete vicino e spero che martedì mattina possa magari salutarvi e dirvi che è andato tutto bene, che l'intervento sia andato a buon fine. E niente ragazzi, ci avviciniamo anche alla partita contro il Siracusa in casa domenica. Peccato non esserci perché proprio domenica io partirò per Venezia perché lunedì, appunto, come ho detto prima, sarò operato alla cornea all'occhio destro, sperando, ripeto, di rivedervi e di poter passare ancora con voi tanto tempo e di parlare di nuovo della nostra amata Casertana. Scusate se vi ho insomma fatto questo video breve, magari questo video vi farà mosciare un poco, però volevo condividere con tutti i miei amici, followers, i miei seguaci che mi seguono sul mio canale di questa mia cosa. E di nuovo ancora condoglianze, caro fratello Vittorio, per la perdita di tuo fratello. Un abbraccio forte e mi raccomando, sii forte. Lo so che dura, ma sii forte in questi momenti brutti che la vita purtroppo ci riserva. Un abbraccio a tutti e sempre solo forza Casertana. Vi voglio bene a tutti. Grazie della vicinanza a tutti.